Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Vai radio TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Buongiorno a tutti e ben trovati, ben sintonizzati con il Ciardatano. Ciao Silvia, buongiorno. Ciao Renato, come mai stai seduto? C'ho dolore alle gambe perché con tutta la ginnastica che ho fatto i giorni scorsi, allora ho detto vabbè, mo preferisco farmi questa quarantena di un quarto d'ora. Quarantena di un quarto d'ora? Sì, poi mi alzo magari. Come stai tu? Da posto? Sì, è un po' che non ci vediamo. Infatti, abbastanza. Ciao Titti, ciao Fedes, salutiamo tutti quanti, tutti quelli che lavorano con noi e per noi. Allora, oggi giovedì, domenica sappiamo benissimo che è la giornata delle palme. Silvia, sì, cosa si mangia il giorno delle palme? Allora, questo lo vogliamo chiedere proprio a voi. Ai nostri spettatori, ecco, sì. Che cosa si mangia? Qual è il menù tradizionale a Bari nella giornata delle palme? Perché io so che il pesce si mangia. Sicuramente non si dovrebbe mangiare carne, per cui condividete con noi il menù. Poi, se andiamo avanti un po', oggi diciamo che come argomento parliamo un po' di varie ed eventuali. Sai benissimo che oggi è l'Annunciazione, no? Annunciazione, come diceva il famosissimo trio di Massimo Troisi, Lello Arena e Enzo De Caro, che non è parente al sindaco, sono due persone distinte. Annunciazione, e io volevo dedicare una canzone perché diciamo che la Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme, infatti domenica prossima, nella quale si celebra l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, acclamato come fosse il Messia, il figlio di Davide. Oggi è la giornata dell'Annunciazione, come ha detto Silvia prima. Col termine Annunciazione si descrive l'incontro tra Maria e l'Arcangelo Gabriele nel piccolo borgo di Nazaret. Un incontro destinato a cambiare completamente le sorti dell'umanità. In quanto fu proprio in quel momento che l'Arcangelo messaggero di Dio annunciò appunto alla fanciulla l'imminente nascita del Messia. Infatti l'Arcangelo Gabriele si presentò alla Madonna e fece: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E poi lei seppe appunto questa cosa, questa nascita. Buffone, Renato. Io volevo dedicare una canzone che conoscono più o meno tutti quanti. Oh Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, mi hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso a te. Bravo. Grazie, allora, grazie. Tu la conoscevi questa canzone, Silvia? No. Hai visto? Si impara sempre qualcosa. Ovviamente, io sono qui per imparare. Allora chiediamo ai nostri telespettatori, nonché radioascoltatori. Sì, faccio una piccola premessa. Oggi parleremo anche di pace, perché è legata in un certo qual modo alla figura di Maria, alla figura appunto alla giornata delle palme, in cui ci si scambia appunto il ramoscello d'ulivo, no? Che si bagna quindi poi nell'acqua santa e si immerge. Non passa il prete a benedire. Vabbè, perché vorremmo essere umiti dall'acqua praticamente. Guarda che non è una foglia d'alloro che no, va il ramoscello d'ulivo a insaporire. E poi serve per benedire questa tavola, questa tavolata, che in questo periodo qua si riduce a 4-5 persone. Quelli che stanno a casa, cerchiamo di essere allegri, ecco. Poi quale Benedetto. E quello viene dopo, viene Pasqua, per Pasqua, ne parleremo, dai. Quali canzoni esprimono secondo voi il concetto di pace? Di pace. Quali poesie dedicate alla pace vi hanno toccato particolarmente? Magari alcune anche studiate a scuola? Sì. Poi quali pellicole che hanno raccontato la storia di Maria, insomma, vi hanno particolarmente emozionato? E poi una curiosità nostra. Appunto. Il menù a Bari delle palme. Il menù delle palme, quali è?
ce lo potete dire chiamando il numero 080 501 4668 oppure mandandoci dei messaggi vocali, vi ricordiamo, tramite WhatsApp al 370 301 5353. Bella allegria, c'è il destino, ma nelle stelle. Noi ci mangiamo il pane con la Nutella. Mamma, io faccio gli auguri alla mia nonna che non c'è più. Oggi sarebbe stato il suo anch'io, alla mia, alla nonna Maria. Ma non è Santa Maria, Renato, è Santa Annunziata. Come si sta parlando di Maria? Mia nonna si chiamava Annunziatina, e facciamo gli auguri a tutte le Annunziate, no? le tine come diminutivo di Annunziata. Di cretina. Io per esempio, no, io c'ho Tina, che però non si chiama Annunziata, si chiama Addolorata. Quindi vabbè, Addoloratina. Quindi, sì, ho capito. Vabbè, non c'è io intendevo da Annunziata. Andiamo con i messaggi. Vai. Buongiorno Silvia, buongiorno Renato. Ciao. Sono Vittoria. Ciao, per Vittoria. Quanto riguarda il menù, io ho intenzione di fare i cuori di cernia con pesto e pomodorini. Sì, buono. Quindi il pesce. Lo sgombro? Tu al centro, un sgombero. Po' di salmone. No. E dei mini arancini di salmone. Ah, buoni! Che bel menù, complimenti! Beh, porto qualche cosa la qua. Buoni arancini. Scusate, arancini. Nel piccolo borgo di Nazareth, vicino al tabaccaio, alla macelleria, vero? Però giusto? Non c'era all'epoca. Prima diciamo che il tabacco si vendeva sfuso. Mo facciano i pacchi delle sigarette. Vabbè, bisogna andare dietro alle fesserie che ci dicono. Tuo dovrebbe starci Silvia a condurre. A te non ti si può proprio sentire, tu sei inguardabile e polemico. Vabbè, ti sta prendendo in giro. Lo so. È quello che chiama tanto, giusto per dire queste cose. Ma buongiorno! Si è ripresa dalla da ieri. Vostra immancabile opinionista, ecco. Anche opinionista. A Palletta, alle palme non si mangia la carne, ma si mangiano le seppie al sugo. Ma come sono buonissime. Ma come sono buonissime. Bene? Grazie, chicca. Il video... Se continui, la foto di ieri. Te lo mando domani. Chicca, lo puoi mandare anche oggi. Lo trasmettiamo domani, però. Non ho capito niente. Che cosa avete detto? Vi siete sovrapposti. È come film Maria di Nazareth. Va bene. Ora mandiamo la foto di ieri, va bene? Perché si è arrabbiato Antonio. Il compagno. Buongiorno Silvio, Renato. Ciao. Il menù con la di della palma, spaghetti con le cozze. Vabbè, classico. Bel pulp arrazzato. Yes. Chiama dalla Germania. Pietro D'Abitetto. Due Ciao. Canzoni che mi riconciliano con la pace sono Noi siamo il mondo e Lascia che sia di Piero Scamarcio. Canzoni che poi sono state rovinate da chi le ha coverizzato, ovvero i Beatles e gli artisti. E giustamente, io mo farei una lettera. We Are the World sono bellissime. Alla Apple. We Are the World anche menzionato. We Are the World, We Are the Children. Senza che qualcuno risolva. No, Titti, che cosa mi stai mandando, Titti? Le ali, Pupo, Fiordaliso, D'Angelo, Soffici e il cuore dei bambini. Veramente, madonna. È una cover di We Are The World. Madonna santa. Per cui ci vergogniamo, però. È oscena, proprio. Insieme. Potremmo realizzare un mondo di calore, di lealtà. Sembra una serata karaoke ma riuscita. Allora, altri messaggi, dai. Mamma mia. Noi siamo il mondo. Ma possiamo sentire l'originale se la troviamo. Ecco, io nel frattempo, così, giusto per far dare un po' di sollievo al padiglione auricolare. A questo punto avremmo dovuto far fare una cover a Giorgio Michele di We Are the World. Anche se comunque lui non c'era non c'era. Tra i cantanti. Ciao Silvia, ciao Renato, sono Francesco D'Andrea. Beh. Menù delle palme dalle mie parti ad Andrea, le seppie. Seppie di pie, buonissime. Belle. Una canzone che mi ricorda la pace è una di Nino D'Angelo che si chiama Preghiera. Preghiera. Contenuto nell'album O schiave o re. Ciao. È sempre molto colto il nostro Francesco D'Andrea. Andiamo avanti. Com'è? Poi? Ah, ok. Vado con gli altri messaggi. Ciao Renato, ciao Silvia,
Io sono Pippi Chido di Olanda. Olanda. Ho una canzone per domani. Domani il canzone non è possibile per me, però domani io lavorando. Okay. Attenzione. Prego. Buon compleanno, il ciarlatano, tu sei un grande ciarlatano di Bari. Saluti di Olanda. Grazie caro, hai visto, ha avuto i pensieri Cristiano dall'Olanda, bravo, grazie, bravo. Sono contento. Il tuo compleanno praticamente sta durando quanto la settimana sì, santa. Sì, un po' più o meno come Stefania Colucci, che dura una settimana. Salutiamo Stefania. Buongiorno. Ciao. A Bari credo che vada molto la Langarez col sugo. Bravo. O di cozze ripiene. La Langarez, bisogna spiegare che pasta è. Tradizionale. Sì. Le seppie ripiene col sugo. Lo stecchino. Terribili. Noi faremo un enorme riso patate e cozze. Buono, va bene, un classico, un altro classico. Allora, la Langarezza. La Langarezza è praticamente una striscetta di pasta liscia. È liscia da un lato, dall'altro lato invece è come se fosse a zigzag. Quindi questa è la Langarezza che di solito ondulata. Si fa col pesce. È ondulata, sì. Come le cornici che si disegnavano sui quaderni a scuola. La Langariccia sarebbe in italiano di Poggiofranco. Allora, io ascolterei qualche brano legato proprio alla pace. Yes! E ascolterei qualche altro messaggio. Buongiorno Silvia, buongiorno Renato. Ciao. Sono Michele da Bari. Che bellissimo argomento che avete scelto anche oggi. Hai visto? Allora, io come canzone non posso non citare Give Peace a Chance di John Lennon. Bravo. Stupenda. Bravo. Iconica. E poi per quanto riguarda invece una pellicola, ultimamente ho visto un film che si chiama The Lady e sì. Parla appunto della lotta contro la dittatura birmana da parte di Aung San. Lo consiglierei vivamente. Vi grazie. Abbraccio. Va grazie, bene, lo grazie. Vedremo sicuramente. Ci dà sempre degli ottimi consigli. Bravo, no. Eccolo qua, il grande John Lennon. Era la Yoko Plastic Band? Sì. Giusto? Sì. Pure io amo questo brano. Bellissimo. Is give peace a chance. No. Come lo sapevo, guarda. Lo sapevo. Comunque John Lennon è stata una figura che tutti quanti noi associamo alla pace, perché ha scritto oltre questo, insomma, vabbè, una serie di brani proprio Imagine, no? Sì. Ce l'abbiamo Imagine, certo, Silvia. Ce l'abbiamo anche Imagine. La vogliamo mandare. Nel frattempo ti faccio parlare al telefono con chi c'è? Il nostro o la nostra teleradio ascoltatore. Pronto? Chi è? Ciao Graziana, buongiorno. Tu che cosa mangerai domenica? Che è il giorno delle palme. Le seppie ripiene. Con la pasta? Come si fanno? Che pasta fai? Che tipo di pasta fai? Allora, ai bambini non piace la Langarezza. Quindi ce l'abbiamo qua, guarda la foto. Guarda, che eccola cosa? Qua. No, abbiamo la foto della Langarezza. Chiamata anche Tripolina. Anche, però la Tripolina, no, ma ai bambini farò le orecchiette, io e mio marito mangeremo questo. Le orecchiette col pesce? Sì, i bambini mangiano solo quello. Oppure le penne. Le penne, le matite, va bene, una pasta vale l'altra. Senti, allora, conosci una canzone dedicata a Maria? Senti, film. Allora, Image di John Lennon. Imagine, eccola qua. Sì. E poi, vabbè, essendo maestra elementare, una carina di Gianni Rodari che si chiama Dopo la pioggia, che vabbè, cito il finale, sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra. Brava, brava. Bellissima, grazie. Che in questo periodo ci vuole. Diciamo, sì, ci va a fa. Va bene, grazie, grazie per ciao, averci Graziana, chiamato. Grazie. E buone palme. Ciao.
Allora, Renato, qui continua. Allora, non ci dovete chiamare al 370-301-5353. Dovete mandare messaggi. Se ci chiamate, ci create dei problemi. Audio, messaggi, ovviamente, quindi vocali. Silvia, vocali, volevamo parlare di qualche film. Sì, volevo sfrangiare un po' di messaggi perché ne sono arrivati tanti. Vai. Ciao Silvia, ciao Renato, volevo semplicemente dirvi buone palme. Grazie, anche Ennio da Foggia, ed in particolare, ecco, una canzone che mi ispira a un momento di pace, anche di spensieratezza, è Il tempo delle mele, il famoso film di Sophie Marceau. Grazie. Sì, certo. Il tempo delle mele, Ennio. Il tempo delle mele, sta seguendo un'altra trasmissione. Forse è rimasto allora, alla puntata di ieri di Jens Tambor. Un messaggio da Tony, che ci ascolta dal suo tir, evidentemente. Tony chi? Dall'Ara? No. Salutiamo Tony Dall'Ara, che avevamo avuto un po' di problemi per fare il vaccino, si è dovuto prenotare un'ambulanza. Un grosso abbraccio a Tony. Ciao Dall'Ara. Tony, un abbraccio grande, mi raccomando, sotto sotto. L'ho visto senza tinta stamattina, in diretta su una rete nazionale. Finalmente era ora che si togliesse questa tinta nera, Tony, anche perché tiene 84 anni, cosa faccio con la tinta? Ma vuoi finire? Ma perché le cose iniziano in un modo e devono finire così? Ma io me lo posso permettere perché sono amico di Tony Dall'Ara. Se quante volte l'ho detto, Tony, lì la tinta. E lui come ti rispondeva? A me serve perché comunque la gente si ricorda di me con i capelli neri. Ho capito, ma ti deve 30 anni all'epoca, ma ne hai 84. Allora, per Tony Dall'Ara il tempo si è fermato, andiamo avanti. Io sto a dieta, non posso sentire la lasagna, la garezza, le spaghetti con la cozza. Ma domenica è libero il pasto. Ma esci così, c'è sfotti. Ciao, buona giornata, amici. Ciao, Pupo. Messaggio. Vai. Buongiorno. Buongiorno. Sono Rosanna da Corato. Rosanna. Happy birthday to you. È domani. Rosanna, è domani. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Renato. Happy birthday to you. Domani. Tantissimi auguri Renato. Grazie cara. E al 300 di questi giorni. Grazie. Da noi a Molfetta mangiamo le seppie ripiene. Ah, oh, vedi? Poi sì, il rotolo domenica, di mozzarella. Insomma, tutto a base di pesce. Quindi la di nuovo auguri. La prende e la bagna nel sugo delle pesce. E ciao, cozze. Buona giornata. Grazie, grazie. Giornata di pesci, quindi la mozzarella. Buongiorno, ciao. Sono Pina e questo è il mio argomento. Io mi chiamo Mariani e conosco tutti i canti mariani. Ah. Visto che faccio parte di un coro in chiesa. In beh, chiesa. Beh, e sentiamo. Sono. Aspetta, bimba. Aspetta, bimba. E sono qua. Qua. Questo è il ballo del c'è qua. La bimba qua che mi disturba. È un puzzo nel gengibre. Sono soprano. Però io vi suggerisco una bellissima versione di Fabrizio De André, Il sogno di Maria. È stupenda. Sì. Trovatela e mandatela in onda. Se no ve la mando io dopo. Va bene. No, di André noi abbiamo La guerra di Piero. Ma va bene anche quello che ha suggerito lei, no, non è vabbè. Che dovevo mettere per forza. No, perché noi abbiamo una scaletta, capito? Una come scaletta chiama... che va rispettata. Vabbè, non importa, sennò... se sono elastica io da questo punto di vista. Che allora, se così mi alzo, mo. Mi a parte alzo. Che tu puntualmente prendi la scaletta, non la leggi e la stravolgi e fai le richieste. Ma fa parte del mio personaggio, perché sennò, se dovessi rispettare ogni virgola fate che viene scritta... Fate quello che dico io, ma non fate quello che faccio io, giusto Alberto Renato? Lupo. Ecco, andiamo con i messaggi, va? Buongiorno Silvia, buongiorno Renato, ciao. Sono Vito da Giovinazzo. Ciao Vito. Una canzone che potrebbe richiamare un po' nel tema la pace è la bellissima canzone degli Scorpions. Wind of Change. Bravo, bellissimo. Bravo, sì è vero, un saluto c'è ragione. A tutti e un abbraccio. Grazie, ciao, ciao. Grazie anche aspetta a te. C'è un altro messaggio. Oppure un'altra canzone che dà spensieratezza, con la pesce di Martino, musica leggerissima. Anche sì. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Ciao Gianluigi. Anzi, leggerissima. Parole senza mistero. Allegre ma non troppo. Yeah. Metti un po' di musica
Vabbè, quanto avete fatto, che mi avete fatto alzare. Io volevo stare seduto oggi, ma non c'è nulla da fare. Mo Federico deve sistemare. Di citare un'altra canzone stupenda di Sam Cooke. Si chiama A Change Is Gonna Come. Se potessi ascoltarla ne sarei felicissimo. È una delle mie preferite. È una canzone incredibile. Sì, e abbraccio ancora. Come. Va bene, ok. Silvia, ti piace il pantalone che mi sono messo oggi? I pantaloni sono molto carini, non c'entrano con la camicia. Hai messo i pois della camicia, le righe sotto. Potrei mettere una giacca scozzese. Avevamo fatto non ce l'ho. Magari se c'è qualcuno che me la vuole regalare domani. Perché questi pantaloni me l'hanno regalati, lo sai? C'è un'azienda, non dico dove, Martina Franca. La vuoi finire? Che fa? Se ne frega! Che mi ha regalato questo. No, ma sono belli, guarda che belli. Posso dire una cosa, è bugia, se li hai comprati lui. No, no, me li hanno regalati. Sì. Chi è? Buongiorno a tutti. Io sulla pace ricordo una bellissima poesia di Bertolt Brecht, che brava, è un drammaturgo, infatti, famosissimo drammaturgo tedesco. E la sua poesia si chiama I bambini giocano alla guerra. E le ultime righe sono veramente poetiche e commoventi. In cui dice pace e non avere fame, non avere freddo e non avere paura. Un abbraccio. Grazie, proprio abbraccio tra le poesie, la leggiamo tutta. Ehi, quanto dura? Poco, Renato. Vai. I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare, far sorridere il mondo, non farlo piangere. Pace vuol dire che a non tutti piace lo stesso gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bambini, che spesso non ne hanno, perché ne hai troppi tu, che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci, che la tua mamma non è solo tutta tua, che tutti i bambini sono tuoi amici, e pace è ancora non avere fame, non avere freddo, non avere paura. Allora, Renato, resta anche un'altra di abbiamo una Primo Levi. Sì. Vuoi veramente si chiama Scema? Vuoi una? Lo sapevo io. Infatti ero restia dal metterla, non lo so perché in quel momento mi devo fermare. Primo Levi, Scema. Renato, telefonata. Pronto, chi è? Pronto? Pronto, mi sente? Certo, dammi del tuo, come ti chiami? Sento malissimo, pronto? Mi chiamo Mimmo. Mimmo, da dove chiami? Da Bari? No, da Barletta. Da Barletta, dici tutto Mimmo. Da Barletta? Dici tutto Mimmo. Da Barletta. Tutto. Grazie. Ciao, sì, andiamo avanti, Silvia, allora, che non sento, non sento niente. Va bene, allora magari riprova, ci richiama. Sì, infatti. Vabbè, dai. Ok, allora andiamo avanti, qua sono arrivati un sacco di messaggi. Ascoltiamoli, vai, sfrangiamoli. Ciao ragazzi, sono Isa da San Paolo. Ciao, Isa. Io direi tagliatelle con cozze ripiene, di Mo, contorno, fesse sono. Fritti. Imagine è la canzone che ricordo di più. Immagine. Ciao, buona giornata. Madonna, le cozze ripiene, ha detto, ma quelle col filo, perché quelle là non si possono mettere con lo stecchino, perché lo stecchino poi azzoppa la cozza e non si può inserire. Ciao, Renato, ciao Silvia, sono Giuseppe da Bari. Volevo ricordare una canzone che ricorda appunto la pace. Qual è? Heal the World di Michael Jackson. Ciao cari. Heal the World è un'altra a quella che infatti, ha citato lui. Sì, Heal the World. Quella è We Are the World, scritta da Michael Jackson sempre, e Lionel Richie. Andiamo avanti. Ciao Renato, sono Narita. Tanti auguri a te. E domani. Tanti auguri a te. Tanti ciao, auguri Renato, domani. Che domani è Bindi. Sì, andiamo avanti. Abbiamo John. John. Good morning from Chicago. Ciao, ciao John. Belli. Tutto a posto. Abbastanza abbastanza. Menu per domenica. Sì, giorno delle palme. Qual è? Tutto barbecue. Beh, bello. Pesce, variazione e verdura, zucchine, melanzane. Melanzane. Brussels sprouts. Yes. Buone palme a voi. John! E ci risentiamo a presto.
John, sono curioso. E un shout out al grandissimo Ran Onesti che ci sta seguendo da Chicago. Ah, ok, salutiamo. Bravo, Ran, ti voglio bene. John, una domanda. Non so scordare una song. Are the world. We are the world. Già lo avete citato. Ciao, una domanda, John. Ci manderesti una foto del tuo barbecue? Che sono curioso, sì. Di vedere il barbecue. Sì, perché sappiamo che in America sono certi sfaccim di barbecue. Cioè là è il tempio da dove nascono i barbecue, che sono delle cose cioè enormi. Io sono curioso di vedere quello che c'ha John. Va bene, John? Vabbè, se puoi, mandaci seguendo, una foto. Sta seguendo, vai. Renato, scusami, buongiorno. Ciao. Anche Mother di... Oh, Gesù, ho dimenticato. No, quella è Maria. John Lennon, scusami. Buongiorno Renato, buongiorno Silvia, buongiorno Titti. Chi sei? Anna Maria dal Brasile. Anna Maria. Voglio dire che dal Brasile io domenica preparerò semplicemente come antipasti frutti di mare. Yes. Poi secondo una bella pepata di cozze. E vai. E dopodiché la langariccia fatta con gamberetti, cozze e... delle tagliate di polipo. Va, e dopodiché una bella spigola al sale. Mo, è cicco, è un matrimonio. E poi andiamo mano a mano alla mano frutta. Mano alla frutta. Poi finendo con il dolce. E certo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, e un saluto grazie. Sempre dal Brasile. Anna Ciao, Maria. Anna Maria, grazie. Mo, mi ha fatto venire la fama, Anna Maria. Aspetta, con l'elenco aspetta. Che ha fatto messaggio. Mamma mia. Ciao Silvia, ciao Renato, ciao. Sono Tani da Cesenatico. Con la canzone che vorrei ricordare, una canzone di pace, Give Peace a Chance di John Lennon. Sì, Give Peace a Chance. E un bacio da Cesenatico. Grazie. Allora, va. Allora, Renato, ciao Silvia, sono Gabriella, sono sempre io. E in merito alla giornata che si ricorda oggi, vorrei cantarmi un pezzetto della canzone che canta Celine Dion con Andrea Bocelli, che si chiama The Prayer. Vai. I pray you'll be on. Toglimi l'audio da sotto, ti... Grazie. Ti... And watch us where we go. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place. Guide us with your grace to a place where we be safe. Un bacio! Ricordavo anche Amazing Grace che fa Amazing Grace, how sweet the sound that of the wretch like me. Yes, bravissima, complimenti. A cappella, quindi senza base, bravissima. Solo voce. Brava, brava. Bravissima, e non Gabriele, ha sgarrato bravissima. Una nota. Infatti stavo lì attento, anzi stavo lì, attenzione, attenzione, ancora sgarrasse qualche nota. Allora, brava, Renato, brava. Non è facile cantare senza Gabriella, base. Gabriella, bravissima, c'è la nostra amica dalla Spagna che le sta facendo l'applauso. Brava, brava, è vero. Continuano ad arrivare messaggi, abbiamo anche una telefonata e Michelina, Renato. Oh, pronto? Pronto? Ciao Silvia, buone palme a te Renato. Grazie. Ciao Michelina, Michelina, che preparerai per le palme? Che era bella quella come cantava, cantava bene quella ragazza. Brava, sì, brava di tutto, guarda. Che cosa preparerai per le palme, Michelina? E Renato? Eh? Le secchie ripiene. Brava, tutto senza fantasia. E poi?
e poi le spigole arrostite. Brava. Le spigole arrostite. E di primo? No, sta sentendo. Scusa, le seppie con il sugo e con i spaghetti. Ah, con i spaghetti. Ah, tu mangi i spaghetti. Va bene. E noi mangiamo la lancariccia, la lancarezza. Volevo salutare la mia amica Rosa di Trigiano. L'hai fatto. Saluti a Rosa. Ciao Rosa e ciao, ciao Michelina. Grazie, buone palme. Buone palme. A te. Allora Renato, beh, sì, penso dai, parliamo che di film. Debba andare in pubblicità. Esatto. Oh, ne cose, parlare dei film. No, ma appena zero. Rientriamo, prometto, ne parliamo, va volevo bene. Parlare di Ben-Hur. Ma che c'è? Nunt. Pubblicità. Il ciardatano. Il ciardatano. Bentornati al ciardatano. Allora, oggi stiamo parlando di pace e quindi della figura di Maria. Pace, pace di Gesù, non lo faccio più. E nemmeno tu. Pace, pace di Gesù. Quanti anni sono che non vedo questa cosa, Silvia? È una vita. Prima, negli anni Ottanta, si vedeva questa cosa, quando due litigavano. Io la vedo tutti i giorni a casa, sinceramente, no? Questa cosa, sì, dei pace, diti, pace. Sì, dei diti messi, sì, così? Sì, sì, sì. I due mignolini che si incontrano? Sì, i due mignolini, sì. Allora, quali canzoni esprimono secondo voi il concetto di pace? Quali, sì, poesie dedicate alla pace vi hanno toccato particolarmente? Quali pellicole che hanno raccontato la storia di Maria, Maria, la Madonna, vi hanno particolarmente emozionato? E poi qual è il vostro menù delle palme, il menù tradizionale a Bari? Abbiamo un amico in linea. Pronto, chi è? Pronto? Pronto? Pronto. Pronto. Ciao, chi sei? Sono Mike da New Orleans. Ciao Mike, buongiorno, da New Orleans. Yes. Io volevo dire che we don't know mangiare seppie e ripiene, come dire, telespettatori, perché noi a Bari mangiare la seppie. Come si sta alla Madonnella? I don't know Madonnella. Com'è? Peccato, don't know perché Madonnella. Poi oggi era proprio a tema, no? Madonnella, quindi voglio dire, peccato, ci manca Michele della Madonnella. Se volere ora chiamare lui. Ok. Michele venire. Pronto? Pronto. Eccolo qua. Sì. Pronto. Ciao, no, un amico mio che venuto da New Orleans. Apposta. Da New Orleans la Madonnella è un attimo. Michele, tu che cosa mangerai domenica? E lei si è per i piedi. Ah, pure tu. Bravo. Le secce, non le secce di piedi. Ah, le cozze di piedi. Le secce, dice che si dice secce. Sono altre tradizioni. Ah, le secce, Kane, e certo, lo so. È giusto. No, perché qua ci seguono anche dall'America. Scusami, ho tolto la parola, Silvia, perdonami. Ci mancherebbe. Secce, giusto, quindi la dizione corretta è secce, ripiene. Le secce. Tu hai appeso, come dici, scusa? Le secce. No, è che non amo le secce ripiene, qui non le chiamo, capito? Sinceramente, pure io. Ah, ecco. Se proprio la vogliamo dire tutta. Domenica mi va malissimo. Silvia, posso parlare con tuo marito? Che devo fare? Come? Renato? Dimmi, Michele, sto qua. Allora, no, io l'unica materia in cui andavo bene a scuola era la matematica. Io no, invece. Vabbè, certi tre che mi sono pigliate, che non si capisce. Senti, Renato, io sto facendo i calcoli, che poi io non dormo la notte a fare questi calcoli. Vai. L'altro giorno chiamo un signore che dice che portava la carne sì, a casa sua, a casa delle Murge, 30 anni fa. Sì. Ok. Allora, se io 30 anni fa portavo le robe della lavanderia a casa, via Mameli, cioè, io voglio capire. E tu lo sai, la gente è molto confusa. Cioè, me te la Madonnella, me te o quattro esatto. fammi capire. La gente è molto confusa e cambia ogni due minuti. Le cose che secondo che me usa un forfettario 30 anni, sì, ma non è preciso. Ecco. No, infatti.
perché quelli che chiamano e fanno e dicono oggi auguri e non è oggi, è domani. Quindi, allora, Renato, dimmi. Visto che domani è il tuo compleanno e sicuramente le linee saranno molto bollenti, come l'144, sì, peggio, 144. Peggio. Ti faccio già oggi grazie, gli auguri. Grazie mille. E il regalo che ti devo mandare, non so se Silvia ti ha detto il vecchio sponsor che avevate. No. La farmacia. Ah, la farmacia. Va bene, ho capito, va bene. E ti mando una bella busta piena. Grazie, 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 Michele, grazie, grazie. Per il pensiero. Sto scherzando, grazie, voglio bene, certo. Pure io, ciao, Michele, ragazzi, ciao. 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 Cristiano, Fede e tutte la razza di la nostra combricola, ciao, va bene, grazie, ciao, ciao Michele, ciao, grazie, ciao. Allora auguri Silvia, andiamo avanti e ai tuoi cari, abbiamo un sacco di bellissimi messaggi, posso? Ciao da Montreal, ci scrivono, okay, vai, ascoltiamo, vado. Buongiorno Renato, buongiorno Silvia, ciao. Volevo dirvi la canzone di Renato Zero, Ave Maria, che tra l'altro aveva anche creato scandalo in quell'anno a Sanremo, però il pubblico invece aveva accettato questa bene. Canzone di buon grado. Eccola qua. E poi volevo ricordare anche un'altra canzone che si chiama Noi siamo amore, fatta da Numa Palmer e Phil Palmer, il mitico chitarrista di Dire Straits. Sì, sì. È stupenda come canzone. E non buona solo, giornata, un Phil bacio Palmer da Sara di Bari. È un turnista eccezionale che ha suonato anche in tournée con Zero, con Ramazzotti, con i Dire Straits, appunto, e vabbè, un pezzo grosso della, sì, della chitarra, insomma. Ciao Renato. Ciao. Tanti auguri a te e domani, non so. Voilà. Buon pomeriggio Renato, buon pomeriggio. Ciao. Silvia. Niente, il menù, niente. Sono i calamari ripieni, ovviamente, niente. Tutta roba di pesce. E ti auguro ancora un buon pomeriggio. Grazie, ciao, cara. Ciao. Silvia, mi è venuta in mente una canzone di Nino D'Angelo. Pensavo dicessi niente. No, no, no. Una canzone di Nino D'Angelo intitolata appunto Ave Maria, che si trova all'interno di un film. E l'ha menzionata prima Francesco da Andria. Ma non era quella? Ave Maria, te. Ave Maria, sì, te. Sì. Ok. Solo che abbiamo trovato adesso, aspetta. Un'altra versione live? No, c'è. L'ha trovata. Sì. Chi è così? Nino D'Angelo, Ave Maria. Ave Maria. Vai. Tutto a dubba da chiesa. Ma perché? Stamattina. Ma hey, Paolo si sta eccitando, guarda. Immagino che te... Si è alzato addirittura, sta facendo così. Allora, devi sapere che a un certo punto proveniva dall'altro studio, sì, la musica di Lenny Kravitz. Tiziano è andato a controllare, detto, perché non ci credeva. Ho sentito, fosse... Tiziano è andato da parte e ha detto: ma da dove vieni? Paolo, ma che si cinci? Vieni, ma sei. Non conosco. Per la Madonna da lunneggio a me. Posso far ascoltare dei messaggi? Sposa mia, salvami te, salvami che, salvami che, salvami che. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, però mi devi mettere anche quei due, Silvia, e come a cose. Parole senza mistero. Ciao Renato, ciao, ciao Silvia, sono Nofio da via Napoli. Bene, domenica si mangia l'anica, fatti in casa con le seppe ripiene. L'anicagis. Senti, fammi capire una cosa, ma da sotto che c'hai, pantalone del pigiama? Arriva! Ciao, buone palme. Ma non me l'aspettavo, come è che non ha chiamato ancora quel che c'è il pigiama? Vedi, io l'ho messo apposta. Guarda. Simpatia. Ho messo apposta il pigiama. Ciao Renato, ciao perché Silvia. Perché costa, allora, prima di tutto complimenti un'altra volta della vostra trasmissione. Per grazie. Domenica il mio pranzo di delle palme sarà seppie ripieni e pieni? Cozze ripiene. Seppio? La tagliatella fatta in casa. Il seppio ripieno. Un'orata al cartoccio con due polipi conditi. Beh, due basta di così. Numero. Poi volevo fare un augurio speciale a chi?
a mio fratello Nicola. Auguri Nicola. Con i suoi 70 anni, auguri. Portati bene, me. Le auguro 100, yeah. 100 di questi giorni di felicità, da. Di serenità, di amore, di pace, ma di tutto e di più. Tutto è lui. Ricordasse mio fratello che la torta, quando finisce sto casino, io la voglio. Mio fratello, voglio la torta. DJ. E poi ancora... Renato, saluto il gruppo La Famiglia Matta. Matta. Se tu vuoi venire, ti vuoi mettere con noi, mettiti pure. Ma mi sa che tu fai parte della famiglia. Renato, Silvia, vi aspetto domenica con tutto il cuore. Okay, non possiamo vederci. Siamo in zona rossa. Siamo in un fatto, ma dice. No, vabbè. Già noi non ci vedremo purtroppo con i nostri genitori, perché stiamo in zona rossa. Figurati se dobbiamo vederci con le persone strane. Purtroppo siamo destinati pure quest'anno a farci Pasqua a casa. Vabbè, speriamo meglio per l'anno prossimo. Ecco, di Andrea. Perché sente cupa? È un messaggio. Ah. Già è triste sta canzone, in più si sente cupa. Questa è la versione di Fabrizio De André. Ah, ok. E poi? No, è la signora di prima che ci voleva far ascoltare. No, pensavo ce ne fosse un'altra. Cioè, pensavo di stesse dicendo. Oh, comunque, allora, questa a proposito la... di Santi, quando metti musica leggera e fai quella camminata che sembra che non hai i piedi e quindi fluttui, oddio, più che Santi, per Shining. Però va bene. Ciao Alessandra Di Lalla. Va bene. E dobbiamo andare. Io però volevo sentire il brano dei Comacose. Dobbiamo andare in pubblicità, rientriamo col brano Comacose. Pubblicità con una telefonata, eh? Ah sì? Sì. Vabbè, un minutino di pazienza. Avrà già chiuso. Ciao, no. Ci vediamo tra poco, pubblicità. Ciardatano. Resta qui almeno un minuto. Ancora un minuto. Renato, scusami. Dimmi Silvia. Non ti volevo interrompere, ma mi chiedevo, no? Stiamo parlando del menù tradizionale delle palme. Certo. Ok, ma di domenica. Il barese, quando insomma parla di cozze, che faccia fa? Cioè la faccia di cozze, sì. No, vabbè, più che altro se tu chiedi a un barese, ma domenica cosa mangia il barese a Iapigia, per dire? Upè, bello che rimane un quarto d'ora che la bocca è così. Upè, sì, ma il pesce, il cosa? Pesce come? Pesce come? La lì, sì, no, dico di primo, pre Alancare. Magari classe. Oppure le cozze. Se vogliono italianizzare, sì, certo, le cozze. E di secondo? Upe. C'è una spi, c'è qualcosa. La spi. Dorata? Ora. Però dipende anche dalla tendenza. Esatto, c'è l'orata a destra e l'orata a sinistra. Cioè? Quelli di Iapigia dico. Ora a sinistra, okay. Al tipo Bari Vecchia, San Paolo. Ora, ok, cambia un po'. Perfetto. Come diverso se lo chiedi a Poggio Franco. Invece, Poggio Franco, sì. E mangiamo gli allievi. Gli allievi, due cuzzi. Le cuzze, oppure una triglia adagiata su un tappeto. Ma te. Tappete! Va bene. Abbiamo la telefonata. Pronto, chi è? Ciao, sono Anna. Anna, da dove chiami? Io chiamo da Bari, precisamente dal quartiere Libertà. Yes! Tu che cosa mangerai? Allora, pesce domenica? Dunque, io mi... Sì, ovviamente da vera barese, sugo con le secchie ripiene. A tal proposito vorrei dire a Silvia che se non le gradisce, l'alternativa sono le cozze ripiene. Ma anche quelle non mangia. Ma neanche, no. Va bene, niente. Non è barese Silvia, anche se di Iapigia. Pastina col formaggino. Io no. Basta è burro.
Io invece volevo, in merito al discorso di Maria della Madonna, ricordare, anche se diciamo è qualcosa di comico che abbiamo visto in televisione, sì, il famoso sketch della smorfia contro, certo, Lisi, quello dell'annunciazione. Annunciazione. E quindi mi piaceva ricordare questo. Grazie, vediamo se Titti riesce a estrapolare l'audio. Vediamo un po'. Bene. Grazie, grazie. Anticipo gli auguri. Grazie anche ciao a te. Ciao, ciao cara, ciao, un abbraccio, ciao, buone palme. Anche a te un bacio, ciao. Ciao, ciao. Allora, non si possono dare i baci. Renato, la mascherina, stiamo a distanza, è un bacio, so, virtuale. È virtuale, ma pure virtuale, non è un virus che non se ne manco. Ah, eccolo qua, l'audio della smorfia. Scelta a casa umile ma onesta. Non per dire, guardate, non per dire, cioè, ci sta mio marito. Mio marito, cioè, è un faticatore, Giovanissimo Massimo Troisi. Mio marito, Troisi, cioè, si fa sta vita sbattuto, mi è trovato. Cioè, perché ha vita... C'è un altro audio, Titti? Sì. Scusa. Annunciazione, eccolo qua, Lello Arena. Tu, Marie. Ma io non mi chiamo. Fai il figlio di Salvatore. Ti faccio figlio di Salvatore. Ah, aspetta, aspetta. Questa trasmissione andava in non stop. Annunciazione. Tu, Marie. Cioè questa Marie, gag stava nella trasmissione non stop. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione, annunciazione. Che meraviglia, eh? Bellissimo, bellissimo. Allora, ci sono degli altri messaggi che ti faccio ascoltare. Sì, ascoltiamoli. Ciao Renato, ciao Silvia, sono Silvio da Bari. Ciao Silvia. Allora, una delle canzoni più belle secondo me che ricorda la pace è Miss Sarajevo, sì, scritta da Bono e Diege degli U2 e interpretata insieme a Luciano Pavarotti, canzone meravigliosa. Sì, sì, è vero. In merito al menù delle palme non so che dire perché non sono io che cucino o che cucinerò, e neanche però sai, vi posso dire che cosa sto mangiando oggi. Fusilli con tonno e peperoncino accompagnati dal primitivo di Gioia. Bella! Un abbraccio a tutti e buona giornata. Bravo, buono. Questo è l'altro commento che i baresi fanno. Tipo quando tu dici, no, oggi mangio questo, questo, questo e quello. Bella! Come dice, complimenti. Bella! Ciao Renato, sono Alessandro Borghese. Non so voi la vostra usanza a Bari cosa mangiate nel giorno delle palme. Noi invece qui facciamo un bel cacciucco. Ora vado in cucina. Ciao! Ciao, io grande, voglio i messaggi ogni giorno da Borghese, sì, vabbè, anche ci perché sta, ci deve aggiornare sulla situazione della sua malattia, no? Stava un po' accasciato. Come io invece sto preparando già l'uovo di Pasqua, l'uovo di Pasqua e la, Iginio e la colomba pasquale. Avete dubbi su quello che sto preparando io o no? Almeno credo. È impossibile, maestro, avere dubbi su la sua cucina, ecco. Anche perché sono il primo al mondo che fa i dolci più buoni in assoluto. Quando morirò io vi attaccherete tutti al treno. E basta! Al treno, come buongiorno, ho detto ieri, Silvia, sera. Buongiorno Renato. Ciao. Sono Gigi da Vienna. Ciao Gigi. Per quanto riguarda la canzone, visto che finora sono state accettate solo canzoni straniere, vi... Ho citato anche altro. Così almeno guardiamo in Italia. Vai. La pace sia con te di Renato Zero. Ah, saluti, bella, bella, è vero. Lasciatemi salutare Graziana. Ciao ragazzi. Ciao, forza, Graziana, vai, da Vienna. Saluti da Vienna. Ciao, ciao, grazie. Ciao Gigi da Vienna. Allora, Renato, abbiamo una telefonata. Una telefonata, pronto? Sì. Pronto. Ciao, chi sei? Pronto, Renato, non so se mi riconosci. No, chi sei? Chi potrei essere? Ce ne sa, conosco tante persone. Dai, ti conosco da 40 anni, Renato. Quindi avevo 7 anni, chi sei? Sì, 7, 8 anni. No, 7. Chi sei? Sì, ti ho conosciuto da 6 ai 10 anni, chi può essere? Chi sei? Ti ho conosciuto da 6 anni ai 10 anni. Suor Liliana? Nato? Suor Liliana? Sì, no! Sono io. Suor Liliana! Come stai? Bene, bene, tu come stai? Che piacere sentirti, benissimo, grazie. Per me, io non pensavo che tu mi rispondessi. Certo, va bene.
Incredibile, grazie. Che bello, auguri per domani. Grazie. Domani riesco a chiamarti. Grazie mille, suora, davvero. Mi farebbe piacere vederti, anche perché sono... No, io non ti vedo, io ti sto sentendo, ma qui non riesco a prenderti. Sì, perché là non c'è. A meno che non ti colleghi tramite la mia pagina Facebook. Sei su Facebook? Ah, sì, noi siamo amici. Sì, e che pagina è? Basta mettere il like sulla mia pagina e là c'è la diretta. O su quella di Telebari Radio. Cosa devo mettere? Devi mettere il like sulla mia pagina. Vai, puoi mettere il nome mio e digitare e quindi Renato, entrare. Sì, Renato Ciardo. Ma è un piacere immenso. Cioè, sono tantissimi anni che non ci vediamo. Lo metto. Ok, Soralda mi ha dato il numero. Ha fatto benissimo. Sì, infatti. Ti volevo sentire, ha detto che sei bravissimo. Grazie. Contento e si sente sempre. Grazie, suora. È un piacere incredibile. A sentirti, qualche volta ti sento. Grazie mille, davvero. Un abbraccio. Un bacione, grazie. A tutti quanti. Un bacione, grazie. Ciao. Ciao, suora. Un abbraccio, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Che emozione. È quel cornuto che ha messo. Madonna, Silvia, che bello. Cioè, veramente, sono 40 anni che non ci vediamo con la suora. Io ho fatto l'asilo i 5 anni. Vabbè, l'asilo non con lei, i 5 anni. Lei è stata quella che mi ha insegnato a leggere e a scrivere. La stavi anche maltrattando perché pensavi infatti, chissà che cosa. Vabbè, sono più 40 anni che non ci sentiamo. Con la civiltà che ti contraddistingue. Un piacere immenso, davvero. Grazie, suora, e vediamoci. Appena passa sto periodo sarebbe sì, bellissimo. Anche perché so che non sta più a Bari, sta vicino Roma. Va bene. Renato, non siamo riusciti a parlare dei film dedicati alla figura di Maria, purtroppo, sì. Però magari faremo poi un purpurri più avanti. Va bene. Quanto manca? Siamo agli sgoccioli della puntata? No, possiamo comunque continuare, sì, ad ascoltare qualche altro brano a cui io tengo particolarmente. Per esempio quale? Prima ci hanno detto che non abbiamo fatto ascoltare. C'è un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones di Gianni Morandi. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille. Poi c'è il meraviglioso, la meravigliosa generale. Generale di De Gregori. Esatto. Ma comunque prima abbiamo mandato anche De André. Sì. Che sì. Non è straniero, è italiano. Generale. Ricordiamo che se volete potete... Vabbè, oggi non l'abbiamo messo perché non c'è stato tempo. Domani metteremo l'Iban. Ma la vuoi smettere? Per chi volesse contribuire a omaggiarmi di una cosa, che ne so, un pantalone, una maglietta. Ma che ti rendi conto che il regalo deve essere innanzitutto spontaneo, no, certo. E poi basta anche il pensiero. Però giustamente non sa la gente quanto porto di misure. Abbiamo una telefonata, Renato. Smettila. Pronto? Chi è? Pronto? Ciao, chi sei? Sì, chi sei? Sono Rino da Barletta. Ciao, caro. Allora, sono Rino da Barletta. Ciao, Rino, dimmi tutto. Ascolta, 10 minuti fa mi è nato il nipotino a Bari. Auguri. Vorrei che facessi gli auguri a mio figlio e mia nuora. Tanti auguri, complimenti e mi raccomando. Grazie. E niente, vorrei dire il passo delle... Grazie signora. Il passo delle palme. Vai. Noi mangiamo riso venere con, sì, gamberi e zucchine. Ah, quindi un po' fifì. Riso venere con gamberetti e zucchine. Poi? E zucchine. E niente, poi il resto vediamo. Due polpicini, due... Quando esce dallo giornale facciamo il menù, capito? Va bene, ok, grazie per averci chiamato. Grazie, e ci auguri a tuo figlio. Tanti auguri, complimenti a tuo figlio e quindi anche a te che sei diventato nonno. Ciao e ci vediamo domani. Silvia, stiamo chiudendo, sì. Siamo arrivati alla fine. Wanyu, che dire? Buon appetito. A domani. Giardatano.
Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.